Signori, buongiorno, benvenuti. Come voi sapete, il SIC è una fotografia dei dati del Sistema Sanitario Nazionale, sono dei dati assolutamente in linea con quello che riscontrate accedendo al Sistema Sanitario Nazionale, quindi con tutti i pro e anche tutti i contro. È una fotografia perché non ha commenti, volutamente non ha commenti, perché non dobbiamo sempre parlare male o comunque parlare bene, dobbiamo semplicemente rappresentare quella che è la realtà. E proprio in relazione alla realtà, le persone che vedete sedute su questo tavolo e molte altre persone che lavorano con SIC Science and Chief di Federazioni, attraverso questi dati sono in grado di fare un cambiamento, di proporre un cambiamento per delle politiche sanitarie diverse, sicuramente più evolute, per un sistema che sia, come dire, semplice per chi ne ha bisogno. E questo va ovviamente da quelle che sono le attese per una semplice visita, le attese per entrare all'interno di un sistema di ricovero, sia per una patologia medica, sia per un intervento chirurgico. Insomma, in poche parole, se avete modo di guardare questi dati, vi rendete conto che in alcuni casi veramente fanno paura, in altri casi sono veramente delle eccellenze. Ebbene, in un'azione che si chiama Tutta Italia, forse è giusto arrivare a un punto in cui dovunque si sia, ci sia, la malattia si possa, come dire, essere curati nella maniera migliore e nella maniera anche più sostenibile. SIC Sanità in Cifra, questo compendio, dà questa possibilità, quindi i dati sono disponibili online e possono essere consultati da chiunque. Voi sapete che le campagne di Federazione da 3 anni a questa parte hanno fatto in modo che molte persone come voi, sopra i 65 anni, che magari non hanno mai vissuto un mondo di internet, possano accedere a questi dati, ma in modo particolare non hanno commenti, perché Federanziani Senior Italia lavora al fianco delle istituzioni e quindi attraverso questo messaggio, come dire, trasversale, importante, sintetico, facilmente consultabile, si riesce a dare, come dire, la possibilità agli addetti ai lavori di procedere a un cambiamento doveroso, di modo che nel momento della malattia soprattutto le persone più fragili siano più facilitate. E di questo devo dire che Roberto Messina, il vostro presidente, sta attivando in tutta Italia un sistema di convenzionamento o comunque un sistema di facilitazione all'ingresso delle varie strutture sanitarie, di modo che, esattamente come sull'autobus, voi trovate un posto dedicato alla persona in gravidanza, voi troverete all'interno degli ospedali, all'interno degli ambulatori, delle linee che chiamiamole non tanto preferenziali, ma quanto di rispetto per le persone che sono in pensione e quindi non possono essere messe, tra virgolette, in fila una persona di 20 o 25 anni. E questo lo dovete a lui. Ed è circa per qualche mese, Roberto, che stiamo lavorando. Stiamo lavorando.